Oggi sono voluto essere presente per questa iniziativa organizzata da Narconon, che è una realtà associativa presente nella nostra città che si occupa di stare vicino, recuperare le persone che hanno avuto problemi di alcol o di droga. Oggi, insieme all'amministrazione, hanno deciso appunto di venire qui al parco Mirafiore, per ripulirlo. Come ho detto ai ragazzi, sicuramente è un'attività molto importante, innanzitutto perché contribuiscono a tenere pulito il parco, ma dall'altra parte perché mettono di fronte i ragazzi che attualmente stanno facendo questo percorso con Narconon, con una realtà che è quella dello spaccio, che è veramente quindi un percorso molto educativo. Come nasce questa iniziativa? Allora, è un'iniziativa per noi molto importante. Il nostro programma è un programma naturale e pedagogico e ci teniamo a riabilitare i ragazzi alla vita, a livello sociale e a livello umano. Quindi per questo abbiamo deciso insieme al Comune di Pesaro di fare questa iniziativa. Oggi siamo in un totale di 15 persone tra operatori e studenti. Ci teniamo a pulire questo parco, che è un parco importantissimo per la città, e quindi fare vedere anche ai ragazzi quello che crea la tossicodipendenza, il degrado che c'è, e reintegrare questi ragazzi nella società.